2 ottobre 1850. Caro Bones, che bello è stato entrare nella sala fredda e piena di spifferi qui a Chapelwhite, con tutte le ossa doloranti a causa di quell'orribile letto, col bisogno di un sollievo immediato per la mia vescica dilatata, e vedere una lettera indirizzata con la tua scrittura illeggibile appoggiata sul piccolo e osceno tavolo di legno di ciliegio che si trova accanto alla porta. Stai sicuro che mi sono messo a decifrarla non appena ho soddisfatto i bisogni del corpo, in un bagno al piano di sotto freddamente decorato dove potevo vedere il fiato che mi saliva davanti agli occhi. Sono felice di sapere che ti sei ripreso dal miasma che è rimasto per così tanto tempo nei tuoi polmoni, anche se ti posso assicurare che nutro una certa simpatia e comprensione per il dilemma morale che ti deriva dalla cura a cui sei stato sottoposto. Un abolizionista malaticcio guarito dalle regioni soleggiate della Florida, la patria della schiavitù. Ciononostante, Bones, ti chiedo come amico, che ha anche camminato nella Valle dell'Ombra, di prenderti cura di te stesso e di non avventurarti nuovamente nel Massachusetts finché il tuo corpo non te lo permetterà. La tua acuta mente e la tua penna incisiva non potranno servirci se sei malaticcio, e se la zona meridionale ha la capacità di guarire, non trovi che ci sia una giusta poetica in questo? Così inizia il racconto di Stephen King, Jerusalem Slot, pubblicato su Night Shift nel 1978. Un racconto molto interessante, a temi decisamente lovecraftiani. E non solo perché vi compare l'ennesimo libro maledetto, ma ci sono altri temi e atmosfere che ricorrono spesso nei racconti di Lovecraft relativi al mito. Il racconto poi è stato raccolto in questa antologia, L'orrore di Cthulhu, edito da Newton & Compton, che in lingua originale è Tales of the Cthulhu Mythos, pubblicato nel 1990 dalla Arkham House, che è la casa editrice fondata nel 1939 da August Derleth e Donald Wandrei per pubblicare in edizioni curate gli scritti di Lovecraft, e ha pubblicato anche questa antologia, che è interessantissima perché è caratterizzata da avere due soli racconti di Lovecraft. Uno è il più ovvio, il richiamo di Cthulhu, l'altro invece è l'abitatore del buio. Tutti gli altri sono racconti scritti da altri autori, sia contemporanei di Lovecraft, che avevano già iniziato a giocare un po' con i miti di Cthulhu insieme a Lovecraft stesso. Tra questi annoveriamo Clark Ashton Smith, Robert Irwin Howard, Frank Belknap Long, che scrisse anche poi una biografia di Lovecraft, August Derleth. Si passa, abbiamo altri nomi celebri come Bloch, Kattner, Leiber. Abbiamo già parlato qui alle pergamene di Leiber a proposito della sua famosissima serie su Fafford e Greyhouser, che nulla a che vedere con l'horror. E poi si viene a tempi un po' più moderni, anni 70, con Stephen King, Colin Wilson. Punto forte di questa raccolta, di questa antologia, è che è scritta per l'appunto da altri autori con l'idea di utilizzare in maniera molto oculata, letterariamente, intellettualmente onesta, il tema dei miti di Cthulhu. Ovviamente, quando parliamo degli anni 30, quei racconti erano sostanzialmente parte del circolo di amicizie di Lovecraft, quindi anche lui le conosceva. E anzi, in un paio di questi c'è sostanzialmente un botta e risposta quasi tra due racconti di Lovecraft e di Robert Bloch, quello di Psycho. Dicevo, il pregio di questa antologia è che cambia decisamente lo stile, essendo altri gli autori. Uno dei motivi che a volte rendono ostica la lettura di Lovecraft è proprio quel suo stile un po' all'antica, vecchio, barocco, del tutto privo
di discorso diretto e di dialoghi. E qui vediamo che molte di queste difficoltà non sono presenti, quindi chi non conosce Lovecraft o chi ha trovato la sua lettura ostica o sgradita per lo stile, ecco, qui troverà invece qualcosa di molto molto leggibile e uno stile molto più scorrevole. Stephen King in questo riesce molto bene, anche Howard, l'autore di Conan, era asciutto, essenziale, e così anche tutti gli altri autori. Veniamo a Jerusalem's Lot. Sappiamo che King l'ha scritto più volte anche nel suo Own Writing, che è una sorta di biografia del mestiere di scrittore, del suo mestiere di scrittore, il suo debito nei confronti di Lovecraft. Ha scritto non solo questo, anche qualche altro racconto decisamente e smaccatamente in toni Middle-earth 2, uno di questi altri è 1408, di cui parleremo in seguito, e da questo ho tratto un film abbastanza opinabile. Jerusalem's Lot riprende abilmente un tema che è tanto caro alla narrativa lovecraftiana. Abbiamo detto metà del 1800, il protagonista, insieme ad un suo amico, torna a prendere possesso della magione di famiglia, una famiglia che ha fatto una finaccia perché sono morti di morte violenta. Non erano ben visti, tra parentesi, in questa piccola cittadina del Maine. Qui torna invece una tematica molto più kinghiana, cioè del piccolo paesino da qualche parte del Maine, e in cui poi il protagonista scopre che questa casa era molto chiacchierata, i suoi residenti lo stesso, ma tutta la schiatta del protagonista contavano dei personaggi che si scoprono essere sinistri e che rodeavano attorno ad un altro paesino, ormai completamente in rovina, del tutto disabitato, che dista a pochi chilometri, e attualmente si trova nel bosco, e si chiama Jerusalem's Lot. In particolare un avo del nostro protagonista è un pastore puritano che aveva messo su un culto abbastanza sinistro e inquietante. Ovviamente c'è di mezzo un libro che il protagonista scopre quando va in esplorazione a Jerusalem's Lot, il De Vermis Mysteries. Il centro, però, questo è il punto fondamentale, il richiamo al libro è più che altro un escamotage. E nei racconti dei media, questa è una cosa che va sottolineata, il punto focale non sono questi cavolo di stregoni che con i loro libri innominabili richiamano qualche divinità. Quello è tutto, insomma, il pattume che poi hanno utilizzato alcuni autori scarsi per mandare avanti un cliché, e poi tutto il mondo ludico e videoludico che ripropone costantemente un po' sempre gli stessi temi. I temi invece al centro dei Middle-earth 2 non sono quindi tanto queste divinità, ma un orrore cosmico di un universo che è completamente alieno e indifferente alle sorti umane, e questa alienità e indifferenza è ben incarnata nei rappresentanti dei grandi antichi. Quindi c'è un'atmosfera di stupore e orrore cosmico, questo è il punto fondamentale. E poi la rete di miti si è estesa nello stesso modo e con le stesse tecniche di un mito vero e proprio. È una cosa di cui abbiamo già parlato nell'episodio dedicato allo splendido libro di Maurizio Bettini che si chiama Il grande racconto dei miti classici. Vi rimando a quell'episodio. E quindi King riesce a catturare molto bene le atmosfere dei miti, di questo orrore che incombe su Jerusalem's Lot, che è ancora presente e a cui non ci si può sottrarre. I protagonisti dei racconti dei miti sappiamo sempre che poi tendenzialmente
finiscono per soccombere, almeno mentalmente, a questa alienità degli esseri mitici. E l'altro tema, il protagonista, che fa parte di un'antica famiglia degenerata e dedita a rituali innominabili, lui si era staccato dalla famiglia, si era spostato altrove negli Stati Uniti e poi ritorna, in questo caso per prendere possesso di una sua eredità, ma poi vediamo che viene catturato dal destino oscuro dei suoi antenati, a cui non riuscirà a sottrarsi. Il finale poi è un bel colpo di scena al presente, nei giorni nostri, in cui vediamo un ulteriore discendente di questa famiglia. E il tema del protagonista, che fa parte di un'antica schiatta dedita a culti innominabili, che poi deve ritornare nel suo abominevole luogo natio, compare già in Lovecraft, abbiamo visto bene nell'episodio natalizio The Festival, e poi si vede molto bene su La maschera di Innsmouth. Non vi dico altro su questo racconto, che è scritto molto bene, scorrevolissimo, riesce a riprodurre in maniera eccelsa le atmosfere dei miti. Un grande Stephen King che si cimenta negli argomenti tipici del suo maestro ispiratore in maniera molto efficace. Se volete che vi racconti di qualcun altro di queste storie dell'antologia che ho qui, scrivetelo nei commenti. Su Spreaker si possono lasciare i commenti. Più in là la riprenderò senz'altro per fare quel collegamento in generale su il perché effettivamente Lovecraft abbia dato vita ad una moderna mitologia. Con questo concludo, buone letture e al prossimo episodio.